Alberi caduti, rifiuti, sporcizia, rami che si intrecciano indistricabilmente. A Cremona, diversi cittadini lamentano lo stato di degrado e trascuratezza in cui versa il parco all'angolo tra via Trebbia e via Ciria. L'ex presidente del comitato di quartiere Po segnala da anni la problematica e chiede spiegazioni sulle assenti operazioni di cura e manutenzione del verde sull'area. Sono almeno 4-5 anni che segnalo la situazione di questo parchetto, con piante sradicate, crollate, ok, e mai rimosse. Cioè delle piante coricate così a terra, senza nessun senso, purtroppo per motivi vari sono cadute, ok, e le lasciano dove sono. Inoltre, a livello di sicurezza, abbiamo delle piante che sono molto inclinate, con il pericolo che possano cadere, crollare da un momento all'altro. E questo parchetto è usufruibile da chiunque, può entrare la mamma con i bambini, eccetera, e certamente non è una cosa da lasciare in questo stato. Le signore condomini che abitano qua a ridosso del parchetto, che hanno intercettato e sentito direttamente l'assessore competente in materia, il quale nel 2022 aveva assicurato un pronto intervento. Purtroppo non è stato seguito a dovere e la cosa rimane in questi termini. Soprattutto sulla via Trebbia, cosa succede? Diciamo, quelli poco attenti, se vogliamo, cittadini, passano, tirano giù il finestrino e buttano quello che hanno in macchina al volo, mentre transitano, dove trovano appunto dei cespugli, delle selve, delle giungle, e dicono: tanto la cosa c'è e non c'è, io butto una giungla, non so, chi ne ha più ne metta. Cioè, voglio dire, in una situazione di questo tipo, voglio dire, non la si vede neanche in montagna, in zone magari mezze abbandonate. Non è possibile arrivare a situazioni di questo tipo. E torno a ripetere, ribadisco, la sicurezza. Se un albero che inizia a piegarsi, ok, lo devo in qualche modo o imbrigliare e mettere in sicurezza, oppure lo taglio e lo faccio crollare del tutto, ecco.